a tutti gli amici di FMTV. Io sono Piero Evandri e da qui inizieremo un viaggio alla scoperta dei piccoli territori delle province italiane. Siamo nella provincia di Fermo e ci troviamo vicino, anzi sui pressi, della foce del fiume Tenna. Siamo al confine tra il comune di Fermo e il comune di Porto Sant'Elpidio, nei pressi del casello autostradale di Porto Sant'Elpidio. E ci troviamo precisamente, oltre che vicino alla foce del fiume, in contrada San Tommaso, che è uno dei quartieri di Fermo. Un quartiere nato nei primi anni Ottanta e che da lì in avanti si è sviluppato ed oggi raccoglie un gran numero di famiglie e di turisti che vengono qui ogni anno per ritrovarsi, visto che hanno molti anche degli appartamenti proprio in zona. Ora ci incontreremo con lo scrittore Marco Rodunno, che ci spiegherà un po' in sintesi quello che è questa zona per il fermano. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Questo luogo per me è un luogo magico, anche se è stato un po' umiliato nei primi anni Ottanta da questa speculazione edilizia con questi casermoni che risalgono, come dicevi, ai primi anni Ottanta. Ma la foce conserva qualcosa di magico perché è l'epilogo di una storia. Questo fiume che rappresenta la consapevolezza di appartenenza. La Valle del Tenna è la valle principale, una delle due valli principali, direi, della provincia fermana, e lo è in particolare per Fermo. Insieme alla ferrovia rappresentava proprio quel senso di appartenenza al territorio, che forse con gli occhi di oggi sembra un po' sbiadito, ma in realtà secondo me è una grande risorsa che andrebbe riconsiderata e ritirata fuori, perché proprio sul filo logico di questo fiume che si evolve, che ha visto da Capotenna alle gole dell'Infernaccio all'apertura di questa valle alluvionale, ha attraversato un po' la nostra civiltà e la nostra storia. Qui alla fine sembra così, nello stato attuale, un po' meno maestoso, ma in realtà guardando con occhi senza tempo ha molto più valore di quello che può apparire a un primo sguardo. Certo, anche perché era stato un fiume importante per il territorio in passato. Sì, alcuni tratti del fiume erano navigabili e il fiume è stato un luogo intorno al quale si viveva, c'erano anche aspetti ludici, perché ad esempio io ho ascoltato i vecchi che raccontavano che andavano d'estate a fare il bagno al fiume. Chi non poteva prendere il trenino e andarsene al mare, i giovinastri che non avevano nemmeno quei pochi soldi per prendere il treno, andavano al fiume ed era una festa. Ma il fiume senza dubbio ha partecipato anche all'economia di tutta la valle, utilizzata l'acqua per l'irrigazione e per altro. La parte più importante del territorio, di questo territorio, di questa porzione di Fermo, è anche il fatto della riqualificazione che è stata fatta negli ultimi anni, infatti. Sì, poco dopo l'ubriacatura di questa speculazione edilizia negli anni Ottanta, questo luogo divenne un luogo di degrado e di emarginazione, con anche qualche fatto di cronaca che aveva rimarcato lo squallore. Fortunatamente in questi ultimi anni si è proceduta una parziale riqualificazione che io spero continui, e per esempio se qui fossero organizzati più eventi che riguardano la città di Fermo, questo potrebbe contribuire a un'ulteriore riqualificazione anche da un punto di vista sociale. Personalmente erano anni che non venivo qui e devo dire che effettivamente è bello vedere tutta questa vita che si muove intorno a questo territorio. Ed ora ci trasferiamo verso la piazza centrale del quartiere.
Questa piazza è interessante, con in questo busto il volto di Giorgio Kastrioda Skanderbeg, eroe nazionale albanese, un po' simbolo della vasta comunità albanese che si trova anche nel Fermano. Storicamente tutti parlano, a parte le migrazioni moderne del XX secolo, ma tutti parlano dell'emigrazione albanese a Piana degli Albanesi, nel sud d'Italia, ma anche da noi, proprio dopo che Skanderbeg morì, quando l'espansione turca arrivò addirittura fino alle porte di Vienna. Furono le famiglie benestanti, rigorosamente cristiane, che vennero proprio da queste parti a riparare, e i loro discendenti sono ancora fra noi. Quindi anche noi abbiamo una tradizione nella contaminazione culturale con le famiglie albanesi. A proposito di Skanderbeg, direi che c'è da dire che un suo ritratto si trova nella sala dei ritratti di Fermo, quindi a testimonianza del fatto che lui è stato un personaggio importante. Anche qui si evoca Papa Callisto III. Callisto III, fra l'altro, è coinvolto nell'antica Università di Fermo, difensore della civiltà occidentale, secondo Papa Pio II, come riporta giustamente l'iscrizione. Lui è riuscito a fermare i turchi. Finché lui è stato in vita, i turchi non sono passati. Lui li conosceva bene, e i turchi conoscevano bene il suo spadone, di cui gli albanesi sono ancora oggi molto, molto orgogliosi, perché lui era stato educato dai turchi. E rappresenta una storia veramente importante per quanto riguarda l'Europa. Proseguiamo il cammino alla scoperta dei particolari del quartiere. L'ambivalenza del doppio nome, Lido Tre Archi, Lido San Tommaso, da che deriva? Dalla storia. Originariamente qui c'è la chiesa di San Tommaso, era il nome che dava luogo a tutto l'ambito qui intorno, e poi nella seconda metà dell'Ottocento, all'arrivo della ferrovia, sono arrivati i Tre Archi che danno il nuovo nome. L'architettura entra spesso nei toponimi prepotentemente, e questo è uno dei casi. I doppi nomi che richiamano stessi luoghi, ma per peculiarità totalmente diverse. E adesso ci spostiamo a vedere la chiesetta di San Tommaso, che ha dato anche nome a questa zona. Pochi passi e ci dirigiamo verso la piccola pieve di San Tommaso. È scandaloso che questa chiesa così importante sia così trascurata e in abbandono. Questa è stata la porta dell'Occidente. Pensa che quando tornavano i crociati, alcuni crociati che si erano salvati da battaglie pericolose, ma poi avevano contratto la lebbra, i cadetti delle famiglie nobili di mezza Europa non volevano tornare a casa e farsi vedere con questi corpi mutilati, umiliati. Certo. E quindi usufruivano della pietosa assistenza dei monaci del monastero di Santa Maria di Rivocelli, che oggi sarebbe San Marco le Paludi. E quindi questo era il primo riferimento, perché questa si vedeva allora dal mare. Questo era il riferimento, e vedi che in posizione rialzata non c'erano i palazzoni della speculazione edilizia. E quindi questo era il riferimento per il porto, e quindi questi sbarcavano e poi procedevano. Ci sarà nemmeno 2 chilometri per arrivare fino al monastero.
di questi canonici lateranensi, agostiniani, che si presero cura di questi personaggi. Quindi qui c'è stata molta vita, c'è stata molta carità, e poi naturalmente questa è sostanzialmente una pieve, una chiesa di campagna, quindi raccoglieva tutte le famiglie di agricoltori che lavoravano qui intorno. È una chiesa preziosissima, andrebbe restaurata. Anche la povertà della manifattura rende, e il nonne, vedi che non si identifica esattamente uno stile architettonico. Questa è stata fatta dalla buona volontà, magari sotto la direzione di qualche architetto improvvisato, ma bravo. Una chiesa stile romanico, fra l'altro, vedi, è orientata verso sud-est, verso sud-est, quindi segue le norme delle chiese paleocristiane, quindi deve essere molto molto antica. Quindi con materiali reperiti in zona, pietre di fiume, arenaria, cotto, forse riciclato da vecchie costruzioni fatiscenti, vedi, c'è anche qualche fossile lì. Questa è una chiesa straordinaria che andrebbe restaurata oggi. Anche con il suo decadimento comunque rimane un pezzo che vale la pena vedere, perché comunque è la storia nostra, sì. La storia d'Italia, la storia dei territori, dei piccoli borghi, di tutto quello che effettivamente è stata l'operosità dell'Italia sin dal Medioevo. Sì. Un concetto importante che a me piace sempre ribadire è il fatto che noi, quando guardiamo un'opera architettonica, ma anche un'opera d'arte in generale, non dobbiamo guardarla soltanto con gli occhi di oggi, perché altrimenti è come guardarne soltanto un pezzo. Dobbiamo soffermarci e cercare di capire come venivano queste opere, non solo fabbricate ma anche vissute nei tempi andati. E allora piano piano cominciano a svelare i loro segreti. Tra l'altro questa chiesa è intitolata a San Tommaso Becket, non San Tommaso Apostolo, un santo importantissimo per la storia d'Europa, ed è il tramite per un legame fortissimo fra la storia dell'Inghilterra di allora e di Fermo, perché Thomas Becket, morto nel 1170, morto ammazzato in chiesa mentre celebrava, come Monsignor Romero, e lui venne in Italia dopo aver studiato a Parigi, venne in Italia a studiare a Bologna. Il suo compagno di stanza era presbitero, che poi divenne vescovo di Fermo. E questo legame di amicizia è la causa, secondo la tradizione, dell'arrivo a Fermo di questa misteriosa casula agli inizi del 1100, la casula di Thomas Becket. Qualcuno dice che fu un dono personale di Becket, qualcuno dice che invece fu la mamma a spedirla a presbitero a causa, in virtù dell'amicizia che legava i due dopo l'uccisione di Thomas. E fra l'altro costituisce un legame europeo, perché viene da Almeria, quindi risale ai primi del 1100, da una zona della Spagna che allora era ancora predominio dei Mori, liberata poi nel 1492, non a caso in quell'anno. E c'è un'iscrizione in arabo su questa casula che dice appunto: Allah misericordioso protegga il possessore di questa casula. Ma poi ci sono anche altre teorie molto interessanti, di cui abbiamo parlato già qualche tempo fa. C'è la ricercatrice Emanuela Properzi, che avrebbe trovato anche altri misteri legati a questa casula. Adesso questa non è la sede per parlarne, però è un'occasione per raccontare il fatto che il nostro territorio è molto più ricco di storie, di misteri, di intrighi, di quanto non appaia a uno sguardo distratto. E questa chiesa ne è una testimonianza. Prima stavamo dicendo che, vedi, qui non ci sono gli archetti delle nobili chiese romaniche, molto semplice, è molto lineare. Semplice, ma essendo per questa pieve realizzata per le famiglie, per le semplici famiglie qui intorno,
questa rappresentava per loro l'astronave verso l'infinito. Lasciando la piccola Pieve, ora andremo a conoscere una persona che è memoria storica di questi luoghi. Sono Bona Grizzi, Bona De Vita, sposata Grizzi. E niente, è nata a Perugia, di madre veneta ma di padre marchigiano. Una famiglia anglo-marchigiana, diciamo, ecco. E qui a San Tommaso? Le mie radici sono le Marche. In questa casa come è arrivata? Questa era una casa che faceva parte di una grande proprietà, poi suddivisa fra tanti nipoti, cugini, eccetera, per cui ci è arrivato questo pezzetto con altre cose che poi abbiamo alienato, ecco. E sì, c'è una chiesetta che quella era molto importante perché ha fatto faceva veci di parrocchia per anni e anni e anni. Io mi sono sposata lì, mia sorella si è sposata lì, pare che perfino mia nonna, non si sa bene, si sia sposata lì. Parliamo di questa chiesetta che è di fianco alla casa di campagna. Che però adesso, ma c'era, prima si vedeva perché c'era una bassa siepe, c'era anche la chiesa comunicazione. È la chiesa di, come si chiama? San Tommaso d'Aquino. Becket. No, San Tommaso Becket, da non confondersi con San Tommaso d'Aquino. Se la ricorda, perché lui è Becket, pare fosse il compagno, cioè, di stanza di presbitero. Beh sì, che presbitero fosse il suo pupillo, pare. Infatti a Fermo si conserva la casa. Capito? Ecco. La sua famiglia quindi l'ha acquisita in passato da un'antica casata precedente, vero? Padre si chiamava De Vita, no? Non ha niente a che vedere con, invece l'origine diciamo è Paleotti. Ecco, qui tutta la proprietà era Paleotti, suddiviso poi tra due sorelle, che una ha sposato Guerrieri e l'altra ha sposato Salvadori. Una casa di campagna, quindi era una casa di campagna in passato. Di residenza estiva. Beh, un casino di campagna che serviva in realtà per venire a fare i conti, per tutte quelle cose lì. Non era proprio la villa di residenza, ecco. Con una tenuta quindi di terre qui, nella zona delle Paludi. Una zona che cosiddetta Paludi, perché Paludi? Perché? È perché era paludosa, è stata bonificata e c'era anche un lebbrosario a San Marco, lei è il Lazzaretto. È il Lazzaretto, a voglia. E anche dei figli è qui. Cioè, questa è l'attrice che si chiama Lavinia Grizzi ed è, niente, lei si sente marchigiana, però è della parte di Jesi. E di qua? Ma in realtà si sente molto di qua, perché anche io sa perché sono zone che attraggono, chi ci viene ci torna in genere. Poi ci sono dei richiami ancestrali che noi non conosciamo. Certo, certo. Beh, direi che è molto, molto interessante questa serie di piccole sprazzi. Esatto, questa è una chiacchierata che abbiamo fatto. Certo, certo, certo. Gli rigorosi se ne possono fare, ma tutto comincia con una piacevole chiacchierata. Sì. Vero? Anzi, mi ha fatto molto piacere di conoscervi e di incontrarvi. Termina qui la prima parte di questo percorso, lungo la vallata del fiume Tenna. Vi diamo quindi appuntamento alla seconda parte di questo viaggio e vi aspettiamo numerosi nel territorio della provincia di Fermo.